Il diabete di tipo 1 è una forma di diabete che si manifesta prevalentemente nel periodo dell'infanzia e nell'adolescenza, anche se non sono rari i casi di insorgenza nell'età adulta. Per questa ragione, fino a poco tempo fa veniva denominato diabete infantile. Esso rientra nella categoria delle malattie autoimmuni perché è causata dalla produzione di autoanticorpi, anticorpi che distruggono tessuti ed organi propri non riconoscendoli come appartenenti al corpo ma come organi esterni, che attaccano le cellule beta che all'interno del pancreas sono deputate alla produzione di insulina. In occasione della giornata mondiale del diabete, l'Associazione Giovani Diabetici del Centro Sicilia ha organizzato domenica 20 novembre una giornata di formazione e di informazione sul diabete di tipo 1. La giornata si è tenuta alla Casa del Volontariato della Cultura ed oltre a momenti di formazione ci sono stati anche momenti di allegria e divertimento, con l'obiettivo di aver informato in modo creativo i bambini mentre si divertivano. In occasione della giornata mondiale del diabete, che si festeggia sempre nel mese di novembre, abbiamo pensato di fare una bella iniziativa che doveva essere svolta presso il Parco Dubini, per come l'abbiamo pubblicizzata. Purtroppo il tempo non ci ha aiutato. Grazie alla disponibilità che ci ha dato il nostro amico Filippo Maritato, oggi la faremo qui presso la Casa delle Culture e del Volontariato, dove abbiamo anche noi come associazione la nostra sede. La nostra, diciamo, come dire, giornata, si svolgerà, come informazione e nello stesso tempo anche formazione. Abbiamo la rappresentante del nostro centro di diabetologia oggi. Purtroppo il dottor Alloggia non è stato possibile essere presente, abbiamo la dietista che ci darà delle informazioni per quanto riguarda l'alimentazione dei nostri bambini, abbiamo pure un informatore medico che ci parlerà per quanto riguarda le tecnologie che va dal microinfusore al rilevatore della glicemia. Abbiamo pure la Croce Rossa che non manca mai di stare al nostro fianco, quindi che si occuperanno anche loro quando riguarda i parametri, la misurazione della glicemia. Abbiamo pensato pure di creare un momento anche per quanto riguarda le degustazioni e nel suo tempo qui la nostra dietista ci aiuterà anche a far capire ai nostri bambini cosa mangiare, diciamo, o perlomeno il mangiare sano, che purtroppo oggi i nostri bambini sono un po' distanti da questa alimentazione.